Ciao a tutti, registro questo video alla fine del video scorso perché ho dovuto dividerlo in due parti, è venuto fuori tipo più di un'ora di contenuto, quindi questo è quello che vedrete alla fine di questo video e infatti è il me del futuro che vi sto parlando, quindi ciao a tutti, io sono Matteo, su questo canale parlo di fisica e matematica a livello universitario e non solo. Continuiamo con la serie di video su le equazioni di Dirac. Oggi in particolare andremo a ricavare parzialmente le trasformazioni spinoriali. Quindi nell'ultimo abbiamo visto il motivo un po' più pratico del perché uno spinore, quindi diciamo la psi che compare all'interno, la funzione d'onda che compare all'interno dell'equazione di Dirac, non è, anche se ha quattro componenti, un quadrivettore, perché trasforma in modo diverso. Oggi andremo a parlare di cose molto interessanti, ovvero andremo a vedere che legame c'è tra il gruppo delle trasformazioni spinoriali e il gruppo di Lorentz, una cosa molto interessante, molto bella secondo me, e poi andremo a ricavare quel fattorello 2 che compare sempre quando si parla di spinori, cioè il fatto che è spin un mezzo, cioè perché è un mezzo, perché c'è quel 2, oppure perché si parla di quel twist, ad esempio nell'esperimento della cintura di Dirac, oppure il fatto di dire se io prendo uno spinore e lo ruoto, gli faccio fare una rotazione di un giro, lo ruoto di un giro, questo cambia segno invece che tornare a se stesso. Per farlo tornare a se stesso io devo ruotarlo di 4 pi greco, quindi devo fargli fare il doppio delle rotazioni. Perché questo 2 che compare? Bene, lo ricaveremo. Bene, andiamo a vedere quindi da dove salta fuori. Non abbiamo ancora utilizzato questa relazione, quindi andiamo subito a utilizzarla. Innanzitutto quello che posso dire è che a una certa trasformazione S di lambda 1 sarà associata una matrice lambda 1. E se io voglio fare un'altra trasformazione, ad esempio nello spazio-tempo, quello che devo fare è applicare un'altra matrice di Lorentz, quindi lambda 2 e lambda 1. Come si traduce qua? Si traduce, diciamo, in una matrice di SL del tipo lambda 2 e lambda 1. Ma in realtà, data la linearità di queste matrici, quello che posso fare è anche qua spezzarle in due pezzi, diciamo, e quindi applicare in successione le due matrici S che ho trovato. Se io voglio fare una rotazione e poi un boost, prima applicherò la matrice S della rotazione, allo spinore, e poi gli applicherò la matrice S del boost. Quindi in realtà vedete che questo per dire cosa? Che la struttura delle matrici lambda nello spazio, nel gruppo S di Lorentz SO3, SO1-3, è uguale alla struttura delle matrici S. Questo cosa significa? Che vabbè, se io vado a escludere le trasformazioni di tipo inversione spaziale e temporale, che sono simmetrie, che sono diciamo trasformazioni discrete, io posso andare a rappresentare queste trasformazioni in forma esponenziale. Questo perché praticamente sto andando a sfruttare il fatto che sto lavorando con gruppi di Lie, e quindi posso andare a guardare come queste trasformazioni agiscono nell'intorno dell'identità. Comunque sia, tutto questo per dire che le matrici S si possono rappresentare in forma esponenziale come e alla meno i un certo parametro che chiamo phi per un generatore. Quindi, ad esempio, andiamo a vedere la matrice S di rotazione. La matrice di rotazione, quindi diciamo la parte associata alla trasformazione di Lorentz delle rotazioni, ad esempio attorno all'asse Z, può essere vista in forma esponenziale come e alla meno i, il parametro di rotazione e il generatore della rotazione. Bene, quindi praticamente quello che andremo a dimostrare è che salta fuori questo fratto 2. Che cosa succede adesso? Succede che questa cosa ovviamente non basta perché il generatore io non so cos'è, quindi semplicemente è una matrice che se io esponenzio mi dà l'elemento del gruppo, quindi ogni elemento di un gruppo di Lie, può essere rappresentato in forma esponenziale grazie a dei generatori che hanno delle precise regole di commutazione. E vabbè, comunque sia, quello che succede è che adesso io devo applicare questa roba, quindi andiamo a prendere la matrice di Lorentz delle rotazioni attorno a z, ad esempio, la lambda z sarà semplicemente coseno di phi meno seno di phi, seno di phi, ovviamente qua ho sbagliato perché è una matrice 4x4, quindi qua ci sarà, allora il tempo se io ruoto non può cambiare, quindi ci deve essere un 1, tutto il resto rimane uguale, 0 0 0 0. Io sto ruotando solo attorno a z e quindi vuol dire che sto ruotando nel piano xy e quindi praticamente questa è la mia matrice di rotazione. Qua ci sarà coseno di phi e poi qua 1 e 1 perché le altre componenti non cambiano.
E direi che ho finito. Allora, quello che vado a fare adesso è andare a vedere cosa succede nell'intorno dell'identità, quindi vuol dire che vado a prendere variazioni di angolo infinitesime. E quindi semplicemente al posto di questo phi io ci metto un delta phi infinitesimo. Quindi questa matrice, se phi tende a 0, sarà 1, 1, perché il coseno di 0 è 1. Questo in sviluppo sarà meno delta phi, perché il seno di phi è asintotico a phi al primo ordine. Questo sarà delta phi, qua ancora 1. Io ho fatto una riga in più, vabbè. Ok, così è giusto, non mi tornavo. 0 e 1. Ok, beh, comunque sia, questo per dire che viene fuori una cosa di questo tipo. Bene, questa relazione ci dice che questa matrice di Lorentz applicata alla gamma mi deve fare questa cosa qui. Bene, facciamolo subito. Allora, la matrice di Lorentz applicata alla gamma vuol dire che io qua ci devo applicare gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Adesso le tratto come componenti di vettori, anche se sono matrici, però tanto questa cosa funziona. E allora cosa succede? Che se io moltiplico, qua avrò, diciamo, sto guardando la parte destra dell'uguale, in realtà questa matrice la posso anche togliere, tanto non ci serve più, e abbiamo la sua forma infinitesima. Qui avrò esattamente la matrice gamma 0, poi avrò, se io faccio riga per colonna, gamma 1 meno gamma 2, quindi gamma 1 meno, o meglio, meno delta phi gamma 2, poi avrò gamma 2 più delta phi gamma 1 e poi avrò gamma 3. Ok, questa cosa deve essere uguale alla matrice S inversa, ma la matrice S è questa, quindi l'inversa, sì, una cosa che non ho detto. Allora, nel caso delle rotazioni, e solo nel caso delle rotazioni, l'inversa è anche l'aggiunta. Nel caso dei boost non è vero perché le rotazioni devono essere trasformazioni unitarie perché devono conservare la norma. Quindi quello che si dimostrerà è che in generale per qualsiasi trasformazione S, quindi sia rotazioni che boost, è S barrato che è uguale a S daga, o meglio, gamma S, gamma 0 S daga gamma 0, questa è uguale a S alla meno 1 per qualsiasi S, questo solo per le rotazioni. Quindi essendo che S daga, qua al posto di S alla meno 1 abbiamo E alla più I delta phi generatore. Qua abbiamo la gamma mu, e qui abbiamo E alla meno I delta phi generatore. Allora, attenzione, cosa posso fare adesso? Io posso andare, visto che questi hanno la fase opposta, se io potessi commutare questi, le fasi si cancellano e ho una perfetta, equazione tra gamma. Peccato che queste non commutano in generale, perché io non so cosa fa, non so che cavolo di generatore è questo, quindi quello che devo fare è imporre, diciamo, è come se io andassi a guardare solo lo sviluppo al primo ordine e utilizzare la formula di Baekeland-Campbell-Hausdorff, BCH, che mi dice che se io ho una struttura del tipo e alla x, e alla più x, per y, per e alla meno x, questa cosa è uguale a y più commutatore tra x e y. Poi in realtà questa cosa andrebbe avanti all'infinito, ma ad ordini successivi che non ci interessano. Quindi io posso effettivamente commutarli, ma devo stare attento perché quindi se io li commuto questa cosa viene la gamma mu, che posso scrivere in realtà come gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, più che cosa? Commutatore tra l'esponente e la gamma. Ma i delta phi è una costante, quindi la posso portare fuori dal commutatore. E qua ci metto commutatore tra il generatore della rotazione e la gamma. Gamma mu, perfetto. Quindi cancelliamo. Qua io posso fattorizzare, diciamo, una gamma e quindi scriverla in questo modo. Allora, questo era meno delta phi gamma 2, quindi io qua li posso togliere nella somma di due, tra virgolette, vettori, più, questo qua era 0, meno gamma 2 delta phi. Questo qua invece era più gamma 1 delta phi, e questo qua ancora 0, 0, 0. Ok, questo per dire che cosa? Che se questa uguaglianza, è vera, perché lo è, allora possiamo cancellare da entrambe le parti la gamma mu che non ci serve.
Inoltre possiamo anche cancellare la fase, se notate, perché questa qui anche, diciamo, anche questa sarà un'equazione matriciale, però compare sia qua che qua, quindi anche questa se ne va, cioè la fase, la rotazione. Quindi abbiamo ottenuto delle relazioni di commutazione. Abbiamo che 0 deve essere uguale a I commutatore tra il generatore e la gamma 0, e anche l'ultima, la gamma 3, questa qua. Mentre in mezzo abbiamo che meno gamma 2 deve essere uguale a I commutatore tra il generatore e la gamma 1, però stiamo attenti, e più gamma 1 deve essere uguale a I generatore gamma 2. Ok. Allora, dobbiamo trovare, innanzitutto questa i davanti non ci piace perché se noi la togliamo e la portiamo di qua, qua abbiamo un più i, qua abbiamo un meno i, ok? Vogliamo trovare qual è quella matrice che commutata con la gamma 1 mi dà la gamma 2 e una costante, e commutata con la 2 mi dà la 1 con un segno meno. E beh, qua c'è un indizio pesantissimo di matrice, diciamo di matrici di Pauli in realtà, perché hanno proprio questa regola di commutazione, cioè se io faccio sigma, ad esempio sigma 1, sigma 2, questa farà 2i sigma 3. Questo perché in generale se io faccio la sigma j commutata con la sigma k, questo fa 2i epsilon JKL sigma L. Quindi un tensore totalmente antisimmetrico e infatti se io commuto due indici uguali questo fa 0. Il senso qual è? È che le matrici di Pauli hanno proprio questa successione ordinata nelle commutazioni 1, 2, 3 e così via. 3, ad esempio 3, 1, 2, oppure l'altro è 3, 1, 2. E se io invece li inverto cambia di segno. Cosa vuol dire? Che adesso potete provarli tutti, ma il generatore che fa questa cosa è proprio sigma mezzi, perché ricordatevi che le gamma sono comunque matrici 4x4 che al loro interno contengono le sigma, perché la gamma 1 è 0 sigma 1 meno sigma 1 0. E quindi vedete che se io questa la sviluppo ancora a blocchi e ci metto la sigma. In realtà sarebbe sigma 3, vabbè. Se io ci metto la sigma 3, questa sarà sigma 3, 0, 0, sigma 3. Quindi praticamente cosa succede? Che se io faccio il commutatore tra questa matrice e questa, quello che ottengo è proprio, diciamo, soddisfare. Allora, la prima viene soddisfatta praticamente dalla prima riga, la seconda in realtà è analoga. Quindi queste due stanno dicendo la stessa cosa. Ok, fantastico, mi si è spento il telefono, quindi mi sono perso proprio gli ultimi minuti in cui finivamo. Comunque sia, fortunatamente almeno non ci sono i calcoli perché li ho fatti nel video che non esiste. Semplicemente io vado a inserire questo generatore per verificare che in effetti è soluzione. Cosa faccio? Abbiamo un mezzo, il generatore che è sigma 3, sigma 3, matrici di Pauli. Dopodiché ci devo mettere la gamma 1, ma la gamma 1 è sigma 1 meno sigma 1 e qua faccio il contrario. E allora facendo tutti i prodotti viene questa cosa, quindi sigma 3 sigma 1 meno sigma 1 sigma 3, questo qua avevo sbagliato un segno, questo qua è meno il commutatore tra la 1 e la 3 e invece sotto avremo che questo qua è il commutatore tra la 1 e la 3. Allora questa cosa deve essere uguale a commutatore tra la 1 e la 3 è meno due volte, perché lo porto di qua il 2, i sigma 2, però è vero perché se io faccio 1, 3, allora l'ordine 1, 3, 2 è un ordinamento dispari, è una permutazione dispari, perché quelle pari sono tutte quelle cicliche 1, 2, 3 e così via, ma questa invece è al contrario, e quindi si becca proprio il segno meno, e quindi questo chiude la dimostrazione, e noi abbiamo appunto dimostrato che il generatore delle rotazioni attorno all'asse z per uno spinore è la sigma 3 fratto 2. Ora, ovviamente, si può dimostrare per tutte le altre 5 trasformazioni, quindi abbiamo le 3 trasformazioni, le 3 rotazioni e i 3 boost, e questa è esattamente la struttura. Quindi ho voluto fare questo video assurdo
proprio per dare, cioè ho messo insieme, diciamo, sia le lezioni in università, sia diversi articoli che ho letto, video che ho visto. Spero di non aver fatto troppo casino, cioè sicuramente sì, però spero non troppo. Ma volevo dare, diciamo, una spiegazione aggiuntiva sul fatto che l'apside di Iraq è uno spinore, oppure che cos'è questo spinore. Spero di avervi, diciamo, almeno incuriosito sul fatto di, poi magari per quanto posso approfondire meglio queste cose, però ho voluto farvi vedere, diciamo, mettere insieme un po' tutte le cose interessanti che ho visto. Quindi se ci sono domande fatemi sapere nei commenti, noi ci vediamo nel prossimo video.